molto brevemente cerchiamo di, come introduzione, magari se facciamo fare un po' più di sveglio ai ragazzi, cerchiamo così anche il senso del perché siamo qua. Innanzitutto voglio ringraziare la scuola di ballo che ci ha dato l'opportunità di conoscerci e di fare conoscere anche il centro diurno, perché la serata non si finisce solo con il ballo dei ragazzi, ma poi vi invitiamo a visitare il centro diurno, la chiesa, e ci sono i vari stand, la fiera del dolce che è qua accanto e la mostra che è al centro diurno, e sono tutti finalizzati alla raccolta di fondi per costruire il dopo di noi. Che cos'è il dopo di noi? Il centro diurno è una struttura dove i ragazzi, delle persone disabili, vivono quotidianamente. Il dopo di noi è una struttura che sta per nascere, perché ci sono dei disabili a Pachino e anche fuori Pachino che, venuti a mancare i genitori, sono soli. Benvenuti. Prima di parlarci brevemente di queste iniziative, di quello che si fa al centro diurno, volevo ancora una volta cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti quanti, perché l'ha già sottolineato Mario e lo volevo ricordare a tutti noi pachinesi, che questa struttura che sta per nascere, così come pure il centro diurno che esiste già alle spalle della chiesa e che vi invito a visitare stasera ma anche nei giorni a venire, perché siamo sempre aperti, non è nostro, non è mio, di Mario o dei ragazzi che sono qua dietro di me, che lo frequentano tutti i giorni, ma è della nostra Pachino, che soprattutto in questo periodo ha veramente bisogno che tutti ci rimbocchiamo le maniche, perché niente ci viene dato da nessuno. Benvenuto a nome di tutta la comunità, lo do a voi, lo do al nostro moderatore Don Gaetano che è qui presente, lo do al maestro Quartarone, lo ringrazio per la disponibilità immediata di offrirci questa serata a titolo completamente gratuito, con l'unico scopo quello di creare e ulteriormente sollecitare quella sensibilità che c'è già a favore della nostra realtà, a favore del nostro centro diurno e della costruzione della nuova struttura. Questa serata, quella di questa sera, è venuta fuori quasi per scherzo da una parola detta ad un'allieva della scuola, Graziana, che è anche un'animatrice della nostra comunità e un amico catechista, e subito ha dato la disponibilità sia sua personale e abbiamo avuto la disponibilità del maestro. Intanto vi do il benvenuto e mi scuso per la ristrettezza dei locali. Questi sono i locali di cui la parrocchia dispone, cerchiamo ovviamente di farceli bastare. Mentre vi fate una passeggiata, vi invito ad approfittare dei vari spazi che sono stati allestiti attraverso l'opera di giovani e di tanti volontari che mi sento davvero di cuore di ringraziare. Solo grazie. Facciamo un applauso a Mattia. Eppure voglio fare tante grazie a molte persone che ci hanno aiutato economicamente. Un senso di cultura, e quindi ringrazio veramente tutto lo staff. E un applauso va a tutti i ragazzi del centro diurno. Siamo pronti? Un saludo muy caliente, pero no tropical.
Thank you.
Lo scotto Emanuele per favore lo riprenda e lui come un addito Beppe riposa dopo così no? Sì, il Beppe lì e chi riprende? Una lui e il Beppe no, su Beppe vuole c'è due allora ci sono io. Arrivo. Sei cattivo. Abbiamo battuto il record della vendita di panine. Siamo più bravi di Ciccio. Prego, signora Riccia. Signora Riccia. Eccole. Ma quante cose buone! Serena, manda un saluto, girati! Ciao! Prego! Ciao, Dania! Calderon. Calderon.